Credi che funzionerà? Cordova, ci riuscì? Anche tu puoi farlo. Hai ragione. Ragazzi, qualcuno di voi ha fame? Stavo pensando di metter su delle bistecche di scasa. Chiedo scusa, vi ho interrotti? No, capitano. E anche grazie a te che siamo arrivati qui. Io... È vero, Gris. Grazie. Ehi, spero che riusciate a trovare quell'olocoso. Holocron. Sei proprio sicuro di volerlo cercare? In che senso? I bambini su quella lista. Se li porti via di casa per addestrarli da Jedi, non saranno ricercati come te. Deve essere tenuto lontano dalle mani dell'impero. Ci aiuterà a mettere fine all'impero. Oh, ehi, cambio di piani. Stiamo arrivando. Oh, Gris. Sì? Per me la bistecca al sangue. Bene, questo sì che è parlare. Una strana sensazione. Ti sembrerà incredibile, ma credo sia l'Astrium. Più ci avviciniamo alla cripta, più lo sento. Calma, amico, ancora non sappiamo come funziona. Andiamo, BT. Gigante. Quella parete non mi convince. Sì, controlliamo. Offro le memorie della nostra civiltà a coloro che verranno. Conoscenze e sviluppo tecnologico non ci hanno salvati dall'estinzione. I dogmi ci hanno distolti dalla via dell'equilibrio e l'orgoglio ha preso il sopravvento. Quanto più cercavamo il controllo, tanto più ci smarrivamo. Condurrò i reduci del mio popolo nel grande ignoto, nella speranza di trovare finalmente pace. Dovrai insegnare loro le vie della forza. Maestro Gas. Cominceremo con la preparazione fisica. Che cos'è la forza? Radunatevi tutti. Maestro Kestis, pensi che l'impero ci troverà? Thank you.
È l'impero. Gli inquisitori ci hanno trovati. Maestra, dovremmo combattere. Muoviamoci. Arrivano. Alle trincee. Proteggetevi. Catturate i piccoli Jedi. Uccidete gli altri. Sono veloci. Fuoco. Cercate, non possono essere lontani. Bersaglio in vista. Aiutami, maestro Kestis. Avanti. Sparpagliarsi, ce ne sono altri. Sì. Non puoi nasconderti. È finita. Arrenditi ora e forse risparmieremo più giù. Esatto. In ginocchio. Ho paura. Ora che succede? Maestro Kestis, perché? Voglio andare a casa! Sapevo che ti avrei trovata qui. Oh, adesso hai anche il dono della preveggenza. Pensavo che la tua più grande dote fosse la testardaggine con cui incespichi da una sconfitta all'altra. Allora hai fatto un errore a non uccidermi su Bracca. Nessun errore. Mi sono giocata un insulso Padawan in cambio di un premio che mi frutterà la fiducia dell'imperatore. Credi davvero che ti lascerò andare via con l'Holocron? Certo che no. Difendiamo il nostro orgoglio. Purtroppo il tuo è costato le vite di tutti i bambini sensibili alla forza su questa lista. E con loro c'è anche la tua. L'hai detto tu, Trilla. Sono testardo.
divertirò a ucciderti. È così che ti ha addestrato Sir. Niente di grave. Attento con quell'affare. È stato all'inferno. Non andare. Dobbiamo restare insieme. No. Proverò a distrarli, ma tornerò presto, ragazzi. Ti affido ai più giovani, Trilla. Che la forza sia con voi. Maestra, non lasciarci! Trilla, che ne sarà di noi? Stai tranquilla. Siamo al sicuro. Qualcosa di interessante? Sir, ho visto quello che è successo. Tra te e Trilla, so quello che avete passato. Mi dispiace tanto.
Sono stato arrogante e superficiale. Non mi sono mai messo nei tuoi panni. Lei ha un hologram. E non so cosa vuole farne. Io sono responsabile delle scelte che ha fatto Trill. E quello che sta per fare è il risultato di tutti gli errori che ho commesso. I nostri errori riguardano il passato. Quello che conta è assumersi le proprie responsabilità e agire di conseguenza. Me l'hai insegnato tu, Sir. Hai ragione. So dove lo sta portando. Esiste una fortezza dove portano i Jedi. Lì agiscono gli Inquisitori. È un luogo di tortura. È da lì che sono scappata. E non pensavo di doverci tornare. Non ci andrai da sola. Avrai un amico con te. No. Avrò un Jedi al mio fianco. In ginocchio. Per diritto del consiglio, per volere della forza, Cal Kestis. Sorge, cavaliere Jedi. Ora sei pronto. Anche tu. Thank you.